grossa comunità che fa funzionare la Chiesa ed è stata fondata l'opera dell'uomo quando il Duomo è stato cominciato a costruire con la responsabilità della costruzione e poi della manutenzione. È gestita da un consiglio, da un presidente e poi ci sono i vari operai, cioè operai in senso lato, persone che operano all'interno dell'opera sia dal punto di vista amministrativo sia dal punto di vista tecnico, visto che fare delle statue splendide perché vanno continuamente mantenute. E questa manifestazione è organizzata appunto dall'opera che ha pubblicato il tempo che avete trovato, dal Comitato per la Divulgazione dell'Astronomia, che è una sorta di piccola associazione a delinquere tra professori di astronomia per cercare di divulgare astronomia, e la Società Astronomica Italiana, che è l'insieme, la società delinquere più grossa, che è l'insieme dei professori universitari e ricercatori di astronomia, i quali cercano in qualche maniera, in un mondo in cui praticamente la cultura viene considerata come qualcosa di non importante, cercano invece di promuovere la cultura sia nelle scuole sia verso il pubblico. Il programma di oggi. Il programma di oggi consiste in una presentazione su questo strumento, che è uno strumento antichissimo e su certi aspetti anche modernissimo, vedremo come. E questa presentazione durerà fin verso per 25-30 minuti. Alle 14, alle 11.14, 11.14 di tempo universale, cioè alle 13.14, dovrebbe esserci il passaggio dell'immagine del Sole alla linea meridiana che vedete qui in mezzo a noi. La vedremo comparire prima sul fianco dell'immagine solare, se c'è il Sole, vedremo comparire sulla parete, quella parete passerà sul pubblico praticamente fino a arrivare un po' all'interno rispetto ai segni sostanziali di cui vi spiegherò il significato. Tutto funziona grazie appunto all'impegno dell'opera e vogliamo ringraziare Lorenzo, che è un impiegato dell'opera, un operaio dell'opera, il quale si è fatto le scarpe da burro tutte le volte che si fa una manifestazione del genere, ha sistemato le tende intorno alla lanterna perché la luce non passi altro che attraverso la bronzina che vi presenterò tra breve. Io sono Alberto Righini e sono stato professore di astronomia presso l'Università di Firenze, poi sono stato mandato via per raggiunti limiti d'età, perché è troppo vecchio e a un certo punto, arrivati a 70 anni, ci buttano fuori e non ci danno neanche, ci hanno lasciato un po' di posta elettronica, ma poi nient'altro, e di conseguenza a questo punto di qui già che voi vedrete nelle indicazioni. Che lo sono stato, però in fin dei conti lo sono ancora. Facciamo una premessa per capire di che cosa si sta parlando. Le religioni, qualsiasi religione, ha bisogno di scandire il tempo, perché la liturgia è essenziale per coinvolgere i fedeli nelle varie manifestazioni. E soprattutto le religioni sono legate quando le civiltà diventano civiltà. Diventano stanziate, bisogna utilizzare il loro sostentamento dai frutti della terra, devono sincronizzare le liturgie, servono per dare il tempo delle varie attività di campagna. Per esempio, prima della domenica, prima di Pasqua, bisogna in Toscana aver finito di posare gli ulivi e così via, e trovate tante di queste. Le liturgie hanno bisogno di sapere che momento è dell'anno. Per noi è semplice, basta guardare un qualsiasi calendario, in qualsiasi telefonino ci dice che giorno è, che ore sono, ma nei tempi passati non avevano calendari stampati, non avevano comunicazione, non avevano telefonino, non avevano niente, quindi bisognava che ogni comunità fosse in grado per conto suo di stabilire qual era il tempo.
il cristianesimo diventa religione di Stato e praticamente sostituisce, usa la struttura gerarchica dell'impero romano per costruire una struttura gerarchica parallela e che poi dopo si sovrammette a quella dell'impero romano e diventa religione di Stato praticamente con il concilio di Nicea, quando Costantino mette sul piatto, diciamo, io do praticamente il controllo dello Stato dell'impero romano, ma voi dovete decidere un po' da che parte state, perché era pieno a quel tempo di eresie diverse che stavano lottando fra di loro, e il concilio di Nicea stabilisce chi è dentro e chi è fuori, e stabilisce anche le regole per le manifestazioni della liturgia, essenzialmente della liturgia pasquale, che aveva il compito di differenziarsi da quella che era la Pasqua ebraica e di stabilire una Pasqua cristiana. E la Pasqua, il concilio di Nicea, decise che la Pasqua cristiana si sarebbe celebrata la domenica successiva alla luna piena che segue l'equinozio di primavera. Questa è la regola per cui la Pasqua tutte le chiese l'avrebbero dovuta celebrare in quella data. Quindi, per stabilire, ogni chiesa avrebbe dovuto avere gli strumenti per stabilire quando è avviene l'equinozio di primavera. Per semplicità, i padri conciliari, forse diciamo presuntuosi, presumendo troppo dalla loro autorità, decisero che l'equinozio di primavera cascava il 21 marzo. Il 21 marzo i padri conciliari decisero che il sole si sarebbe dovuto trovare nel punto equinoziale di primavera. Capiremo che cosa vuol dire tutto questo. Il sole, come sappiamo, si muove, la terra, come sappiamo, si muove attorno al sole. Perché, come mai diciamo questo? Il sole nello spazio si sta muovendo anche lui attorno al centro della nostra galassia, ma l'orbita del sole attorno alla nostra galassia è talmente grande che praticamente lo possiamo considerare in modo rettilineo uniforme. E sulla Terra invece questa non la possiamo considerare anche lei insieme al Sole in modo rettilineo uniforme, esiste, la Terra praticamente si muove anche lei intorno al centro della nostra galassia con la stessa velocità del Sole, ma nel frattempo ruota non proprio intorno al Sole, intorno a quello che si chiama il comune centro di massa del sistema Terra-Sole, ma che praticamente, data la grande massa del Sole, coincide con il centro del Sole. Questo fenomeno noi dalla Terra lo vediamo come un moto del Sole rispetto alle stelle, perché la nostra presunzione, quindi siamo qui tutti insieme, nessuno direbbe che ci stiamo muovendo a circa 30 km al secondo. 30 km al secondo vuol dire che in 3 secondi facciamo la distanza Firenze-Pisa praticamente. Guardate, sembra tutto fermo. Sembrava impossibile che ci si potesse muovere se abbiamo la sensazione di essere fermi. Allora è molto banale stabilire che è il Sole, che sono le stelle che stanno ruotando attorno a noi, sono i pianeti che si muovono e anche il Sole si muove intorno a noi. Ma soprattutto il Sole non si muove come le stelle da est verso ovest durante la notte, ma il Sole si muove da est verso ovest durante il giorno. Ma se andiamo a vedere il momento in cui il Sole sorge rispetto alle stelle, noi siamo degli allevatori dell'800 a.C., per esempio, ci alziamo la mattina per, come si dice in Toscana, per governare le bestie, e cosa scopriamo? Scopriamo che le stelle che sorgono al momento, le stelle che sorgono poco prima dell'alba, via via cambiano. Perché il Sole si sta muovendo rispetto alle stelle. Perché si sta muovendo? Ma è banale, perché siamo noi che ci stiamo girando intorno e quindi lo vediamo proiettato verso le diverse stelle. Questo è il meccanismo. Allora il Sole però si muove secondo una traiettoria che noi chiameremo eclittica, che è diversa, un po' particolare in cielo. E quindi qualche volta si trova come una stella più verso nord e qualche volta una stella verso sud. Vediamo di capire questo fenomeno. Questo è la Terra, quello che vedete in grigio è il piano dell'orbita terrestre, il piano dell'orizzonte, l'asse di rotazione terrestre è
inclinato, l'inclinazione della stazione terrestre a seconda dell'orizzonte di cui si trova cambia, per esempio all'equatore l'asse di rotazione terrestre è orizzontale, al polo l'asse di rotazione terrestre è verticale rispetto all'orizzonte. A Firenze siamo a metà strada in un'ottima situazione. Se noi tagliamo la Terra con un piano che passa per il centro ed è perpendicolare all'asse terrestre, otteniamo l'equatore terrestre. E se noi prolunghiamo questo equatore terrestre, se noi prolunghiamo questo equatore terrestre fino al cielo, otteniamo l'equatore del cielo, cioè quel piano che divide esattamente in due parti la sfera del cielo. E quello che fa il Sole, il Sole non si muove sull'equatore terrestre, ma si muove lungo una traiettoria che qualche volta si eclittica, che qualche volta si trova sopra l'equatore terrestre e qualche volta sotto l'equatore terrestre. Mi raccomando, la C della parola eclittica non ha niente a che fare con l'ellisse dell'orbita della Terra, sta per ricordare, come diceva il professor Galileo ai suoi studenti, che la linea eclittica è la linea su cui si prendono le eclissi, quindi quella C ha la stessa ragione della parola eclisse, che vuol dire in greco nascondimento. Questa è la posizione del Sole nell'equinozio, nella posizione, vedete, il Sole che è contemporaneamente sull'equatore e sull'eclittica, perché sta attraversando, mentre invece quando il Sole si trova in quest'altra posizione qui, abbiamo il solstizio, cioè il momento in cui il Sole smette di allontanarsi dall'equatore, solstite, si ferma e poi ritorna verso l'equatore. C'è un solstizio di estate e un solstizio di inverno. Naturalmente l'imperialismo dell'emisfero nord, perché praticamente per l'emisfero sud sarebbe all'incontrato, ma per tradizione si usa questa stessa funzione. Allora, questo è quello che succede, in effetti. Ma visto dal nostro punto di vista di terrestri, noi vediamo che il Sole sorge il giorno dell'equinozio, sorge a est e tramonta esattamente a ovest. Il giorno del solstizio d'inverno il Sole sorge fra est e sud e tramonta fra sud e ovest, mentre il solstizio di estate sorge tra est e nord e tramonta tra ovest e nord. Cioè le giornate sono più lunghe e cambia la direzione del sorgere del Sole o del tramontare del Sole. Allora, per stabilire se siamo al solstizio o all'equinozio, noi possiamo in questo sistema, o torniamo un attimo indietro, possiamo o stabilire, facciamo di nuovo, ecco, i passaggi, possiamo o stabilire qual è la lunghezza dell'ombra di questo palo verticale che chiameremo il gnomone, oppure possiamo stabilire da dove il Sole sorge, stabilire se siamo in una situazione equinoziale, una situazione solstiziale o meno. Quindi le date solstiziali e equinoziali possono essere stabilite guardando il Sole che sorge all'orizzonte, oppure guardando l'ombra, l'obelisco di una costruzione, la sua lunghezza. Quando il Sole raggiunge la sua massima altezza, a questo punto sarà il solstizio di estate a mezzogiorno. Quando l'altezza massima raggiunta è la più piccola, durante l'inverno sarà il solstizio di inverno. I padri conciliari avevano detto che non avevano informato il Sole che lui doveva passare al punto equinoziale di primavera ogni 21 marzo. Il Sole era indisciplinato. Per cui, più di 1000 anni dopo, l'equinozio astronomico avveniva il 12 marzo. Allora a questo punto sorge un problema. Le chiese, come sapete, sono molto rissose fra di loro. Qualcuno seguiva l'equinozio astronomico, altri invece seguivano l'equinozio canonico, quello del 21 marzo.
E siccome le Pasque erano problemi anche commerciali, perché erano collegate alle fiere, erano collegate a tutta una manifestazione commerciale, erano occasione, le controversie sulla Pasqua erano occasione di controversie dottrinali, di controversie di tutti i tipi. Per cui fu deciso che la cosa doveva essere messa in ordine. Perché è successo questo? Perché il computo del nostro calendario, si basa sul calendario di Giulio Cesare. E Giulio Cesare, splendida persona come era, ma rozzo dal punto di vista astronomico, aveva importato dagli astronomi egiziani, dove già praticamente funzionava da circa un qualche centinaio di anni. Il calendario giuliano prevede che ogni 4 anni si debba aggiungere un giorno, il famoso 29 febbraio, per riportare indietro il calcolo del calendario, perché il Sole non ci mette esattamente 365 giorni a fare un giro di tutta l'eclittica, ma ci mette 365 giorni e quasi 6 ore. Ecco il problema di questo quasi. Questo quasi adesso ci mette un pochino meno di 6 ore. Di conseguenza il calendario giuliano corregge correttamente per 365 giorni e 6 ore, ma non corregge bene come un orologio che ritarda, e di conseguenza l'equinozio via via avanza rispetto a questo punto. Quindi sì, l'anno scandito dal ritorno della Terra allo stesso equinozio e solstizio è più breve di 11 minuti e 14 secondi dell'anno scandito dal calendario giuliano. Il calendario giuliano, il calendario voluto da Giulio Cesare e reso ufficiale con grande confusione da Giulio Cesare, è un orologio come che rallenta, mentre invece il Sole piano piano guadagna. Di conseguenza tutti i fenomeni astronomici collegati con il Sole sono tutti leggermente nel tempo stavano anticipando. Alla fine del XV, all'inizio del XVI secolo fu chiaro che si doveva cercare di modificare qualcosa. Per cui erano necessarie delle accurate osservazioni delle solstizi e degli equinozi per poter rimettere a posto il calendario. Grande opera è stata fatta, ecco il Sole mi sta arrivando, lo vedete lassù sul pilastro. Grande lavoro è stato fatto da un grande astronomo che lavorava a Firenze, che era Ignazio Danti. Ma già prima Paolo Balbozzo Toscanelli aveva chiesto che si venisse costruita in questa chiesa, al momento che la cupola è stata costruita, fosse inserito un foro, detto foro gnomonico, per permettere di osservare l'immagine del Sole sul pavimento e stabilire l'altezza e i passaggi del Sole. Naturalmente questa operazione era già stata fatta da tempo in altre civiltà, con altre tecniche. Per esempio Stonehenge era un sistema che permetteva di stabilire in quale direzione il Sole e la Luna stavano sorgendo, e tutta una serie di manifestazioni. Come si può vedere benissimo in questa fotografia fatta da Stefano Barbolini, che è qui, eccolo là, il signore lì, con la maglietta bianca, che ha avuto la pazienza di fotografare. Da dove l'ha fotografato questo Sole? La piazza Pedretto. Quanto tempo è durata? Questa fotografia è durata 6 mesi, circa. Poi io non tutti i giorni c'era il Sole quando lo volevo, quindi ho dovuto aspettare qualcosa di più. Bene, allora vedete benissimo in questa fotografia da piazza Pedretto, è il sorgere del sole, Barbolini ha avuto la pazienza di osservare il sorgere del sole e vedete come ha cambiato posizione, ha fatto una sorta di Stonehenge fiorentina per vedere in questa maniera. Ma la stessa cosa, hanno fatto una cosa diversa, in effetti l'hanno fatto i romani e gli egiziani con la grande meridiana di Campo Marzio, in cui veniva misurata la lunghezza dell'ombra con l'obelisco. Già si trovano tracce di questo strumento davanti a Montecitorio, e nelle cantine intorno a Montecitorio si trovano delle linee simili a queste che indicavano l'altezza del sole.
Toscanelli, quando fa costruire questo strumento invece intorno alla metà del 400, 1400, parte da un altro criterio, da quello della camera oscura, della camera stenopeica, steno sotto, vedo diritto, che è lo potete fare ognuno di voi con una scatola da scarpe, per cui viene formata l'immagine e il diametro di questo foro è legato a questa relazione che, calcolata per la cupola, dice per questa distanza che ci separa dalla bronzina, dal foro mnemonico che si trova sul davanzale della lantenna, deve essere circa 14 mm. Il foro in effetti è 40 mm. Dov'è questo sole? C'è ancora? Beh, bene, sta arrivando, benissimo. Ma abbiate pazienza, arriverà, lo vedremo tutti. State seduti, per favore. E questo è Firenze, naturalmente, la cupola, e vedete questo vassoio, specie di mensola in bronzo, che è la bronzina su cui è ricavato un foro di 40 mm circa, che è più grande del foro mnemonico, che si trova proprio sul bordo interno della lanterna. Il raggio di luce scende attraverso la cupola e forma sul pavimento, tra qualche tempo formerà sul pavimento questa macchia di luce, che vi ricordo non è una macchia di luce semplicemente, è l'immagine del sole, per cui se sul sole ci sono delle macchie, sul sole ci sono, come caso vi farò vedere un attimo, il passaggio di Venere, è passato sul sole, si vede, non con grande potere risolutivo, con grande qualità, ma si vede l'ombra. È l'immagine fatta dal foro stenopeico, che per esempio gli impressionisti hanno usato ampiamente questo sistema per fare delle fotografie con carta salata intorno alla metà del XIX secolo, da cui poi hanno ricavato molti dei loro quadri e dei loro paesaggi. Questa è la tecnica e la geometria del Dognomone. Ci sono 90 metri dalla bronzina fino al suolo e 33 metri verso fino a questo punto qui. Questa è l'immagine di Venere che sta attraversando il Sole in un epica passaggio fatto dal collega Piero Lanfagni il giorno del passaggio di Venere, che fu diversi anni fa e che fu possibile, passò all'ora giusta, diciamo così, per cui fu possibile vederlo sul mondo. L'Ognomone fu voluto, appunto, come vi ho detto, da Paolo Toscanelli, vissuto tra il 397 e il 482, 1397. Noi sappiamo che dal libro dei conti dell'opera, che è molto, sempre stata molto precisa per quanto riguarda i conti, che il giorno 16 agosto 1475 furono pagate lire 5, soldi 15, a Bartolomeo di Fruosino, orfo, per il primo modello in bronzo di Libre 23, 11, 4, fatto per lui a istanza del maestro Paolo Medico, cioè Paolo Apposto Toscanelli, per mettere in sulla lanterna di lato Trento di chiesa per vedere il sole a certi intervalli. Questa è la fattura della bronzina, di quella mensola di bronzo che vi ho fatto vedere. Toscanelli fece le sue misure e costruì, ci ha lasciato come testimonianza, questo disco piccolo, su cui scrisse parecchie cose, ma questa scrittura è stata cancellata dal calpestio dei fedeli. Se fosse da Brown, sarebbe da scrivere un giallo su che cosa c'era scritto e che cosa c'è sotto questo marmetto. Non lo sappiamo, ma sappiamo che delle altre misure che sono state fatte in seguito nel 1512, mi sembra, furono tanto rispettose della posizione di Paolo che costruirono quest'altro disco più grande, che guardate è confrontabile col disco con la macchia di luce che sta arrivando. Non sappiamo perché Paolo lo fece così piccolo, per quale motivo, e anche qui furono scritte delle cose che sono state recuperate, ma si guardava bene di spostare il marmetto voluto da Paolo Apposto Toscanelli.
Nella metà del XVIII secolo, l'astronomo gesuita Leonardo Ximenes scrisse alla reggenza che, come non c'erano più i medici, c'era anche la Lorena, e che lo strumento dell'uomo di Firenze doveva essere migliorato, non più per stabilire qual era la lunghezza dell'anno, che ormai si era scoperto quale essere il calendario, era stato riformato con la riforma del 1582 voluta da Gregorio XIII, ma per studiare qualche cosa di molto più sottile, che era il fenomeno di continuo sdraiamento dell'asse dell'azione terrestre sul piano dell'orbita. Non è che l'asse dell'orbita terrestre si sdraierà e sarà parallela al piano dell'orbita, no. L'asse oscilla su tempi molto lunghi e questo è previsto dalle leggi della fisica, che però sono state ricavate in base alle leggi di Newton della gravitazione universale. Ecco, Ximenes, da bravo gesuita, non credeva alle leggi della gravitazione universale e voleva in qualche maniera contestarle, e quindi voleva misurare esattamente qual era questo andamento per capire se le leggi, quello che si ricavava dal punto di vista teorico, era corretto oppure no. Ximenes fece un grande lavoro, pubblicato in un libro, questo libro, in cui scopre che esattamente questo marmo è fuori posto, il nord, la linea nord-sud non passa rispetto alla bronzina, non passa per questo marmo, ma passa per questa linea di bronzo, che vedete è leggermente obliqua rispetto a una linea che è con l'asse, è normale all'asse della cattedrale, perché la cattedrale è sbagliata dal punto di vista dell'orientamento. E vedete che anche è scavata, perché il pavimento che si sta rizzando, perché tutta la cattedrale si sta piegando in questo senso, perché lì il terreno è più morbido e qui il terreno è più duro, perché lì siamo più vicini all'Arno e quindi qui sopra siamo, come si dice a Firenze, sullo scoglio, mentre lì siamo sulle sabbie, tutta la cupola, tutta la cattedrale è leggermente piegata in questo senso, ma a parte un errore che ci può essere anche dal punto di vista del piano. Questo strumento, quando è entrato in funzione, ha permesso a Ximenes di stabilire che l'asse di rotazione terrestre si sdraia sul piano dell'orbita con la velocità di 37 secondi al secolo. Notate che ora sappiamo che lo fa 46 secondi, praticamente dato giusto su questo 46, ma lui è riuscito ad arrivare a 37, mentre la previsione teorica era 39, quindi praticamente lo studio di Ximenes e questo strumento, che è stato per parecchio tempo il più grande strumento solare esistente al mondo, perché la grandezza di questo gnomone, ancora il Sole, eccolo, la grandezza di questo gnomone è tale che per fare la stessa altezza ci vuole quello di San Petronio, quello di Santa Maria degli Angeli e quello di Parigi a San Sulpicio, e poi ne avanza ancora di spazio. Questo è stato il più grande strumento solare esistente, praticamente fino a che non sono arrivati grandi telescopi, essenzialmente come quello di Kitt, che credo che sia 150 metri di focale, ma questa è tutta un'altra tecnologia. Però Ximenes, quando raggiunge questi risultati nel XVIII secolo, la tecnologia della lavorazione di metalli, la tecnologia ottica, permetteva di ottenere, ha permesso poco dopo di ottenere gli stessi risultati con strumenti non più lunghi. Quindi praticamente questo è l'ultimo grande strumento di pietra, diciamo così, che permette di fare astronomia al momento che poi la tecnologia passa per altro. Allora, da 1786 che fa il Sole, c'è ancora? Allora, vedo un po' un volume, ma forse c'è un passaggio, no, insomma, là, sì. Speriamo bene, incrociamo le dita. Ximenes muore nel 1786, era un gesuita ricco,
cioè poteva disporre di una certa quantità di denaro, lascia un lascito affinché si continuino a fare le misure. Naturalmente il lascito viene incamerato e le misure non vengono fatte. Viene dimenticato questo strumento. Nel 1812 viene rifatta la platea della lanterna e fu rimossa la bronzina. Cioè, infatti, sopra scritto Socci difese questo piano nell'anno 1812. Perché un esiziale direttore dell'osservatorio laico di Firenze, che si trovava alla Specola, decise che questo strumento non serviva più. Fu rimossa, cancellando la validità di tutte le misure fatte precedentemente. Nel 1864 l'astronomo Giovan Battista Donati, fondatore dell'osservatorio di Arcetri, si accorse che la bronzina non era più in loco. E disse, come mai? E scrisse un articolo sulla Nazione vibrante, articolo contro questa, denunciando questo fatto, e i papi scolopi dell'osservatorio simeniano si impegnarono con l'opera del Duomo a rimetterla in posizione. Il padre Antonelli, quando la ritrovò nei magazzini dell'opera, tanto ne fu entusiasta che baciò la bronzina di Paolo D'Abruzzo Toscanelli, racconta la bronzina. Nel ventesimo, però naturalmente era stata rimossa, non aveva più praticamente scopo astronomico, e nel ventesimo secolo venne usato sporadicamente per fare delle misure, ma soprattutto per capire se la cupola si stava muovendo, ormai essendo ben nota a tutti qual era l'astronomia del fenomeno. Ma questo sole che ci sta facendo? Ok, abbiamo ancora 10 minuti. Vedo il contorno. Com'è? Ximenes lavorava all'osservatorio che chiamano Ximeniano di San Lorenzo. E a questo punto, nel ritorno del 1970, Guglielmo Righini, mio padre, che era direttore dell'osservatorio di Arcetri, insieme al suo assistente, il professor Giuseppe Tagliaferri, iniziarono di nuovo una campagna per rivalutare questo strumento. Noi, io e i miei colleghi, eravamo giovani ricercatori a quel tempo, ci mandarono a cercare le varie testimonianze che sono lì sotto l'altare maggiore del punto di arrivo della bronzina, fu analizzato, ristrutturato lo strumento, e da allora ogni anno praticamente viene fatta una cerimonia, alcune osservazioni di questo tipo, con il finanziamento, insomma, perché i costi che hanno, con l'impegno dell'opera, per cercare di mostrare a tutti il passaggio del sole. Il problema è che non sempre può accadere, quindi prepariamoci, perché se ci sono delle nuvole. Va bene? Allora, per sapere, intanto mentre aspettiamo che il sole arrivi, se si manifesta, noi quello che facciamo, vi faccio vedere un filmato in cui vediamo che cosa avremmo dovuto vedere nel caso che il sole non passi. Se passa il sole, il filmato non farà altro che manifestarci, diciamo, farci vedere due volte la stessa cosa. Vediamo. Allora, vediamo se... Questo filmato è stato fatto con il finanziamento in parte del Museo di Storia della Scienza. La musica ce l'ho scelta io, ci ho messo Holtz e Pianelli, e questo è quello che noi stiamo osservando. Ora vi raccomando, non vi ammassate tutti a osservare il passaggio del sole, ma vediamo se c'è qualche macchia. Sole dovrebbe passare ai 14. Se avete gli orologi ben sincronizzati, sincronizzate i vostri telefonini. Vediamo se c'è qualche macchia. No. Potete vedere che sul sole non è perché potete passare delle nuvole. Questo vi conferma che non è semplicemente una macchia di luce.
Questa è la linea mediana, ecco. Vediamo se fa come è successo a me a Monaco, stavo facendo la caccia a un'eclisse per la prima volta da semplicemente appassionato di astronomia che si è tenuto in regola al momento dell'eclisse, e quindi l'eclisse in una situazione meteorologica abominevole. Vediamo se lo fa anche noi. Guardate, vedete il sole muoversi lentamente. Voglio ricordarvi che lassù in cupola, che sotto al Cristo, c'è un angelo che è un viola nel cielo. Il viola nel cielo è la fine del tempo, l'inizio dell'eternità. E quello che state vedendo voi è l'immagine del tempo. È la nostra cattedrale che si sta spostando. Il moto della terra è da ovest verso est, è così. E quello che state vedendo, il sole è fermo, siamo noi che ci stiamo muovendo. La nave o l'aereo gira e la luce del sole all'interno dei finestrini, all'interno della cabina si muove. Ecco, questo è un finestrino che noi abbiamo lassù e questa è la luce del sole che si sta spostando perché la nostra astronave si sta muovendo. Questa è l'immagine del tempo, è il tempo che si sta muovendo, sta cambiando. Ed è tutta la terra, tutta la nostra astronave che sta facendo il suo lavoro. Vediamo il sole muoversi da est verso ovest e che qui la terra, non sta la cattedrale, tutto sta facendo questo lavoro in questo momento. State osservando l'immagine del mondo, l'immagine del tempo. E notate, siccome siamo lontani dal 21 giugno, 21 giugno il solstizio di estate sarà alle 6 del mattino, per 6 del mattino nostre. Sacerdote che era stato chiamato a dirigere l'osservatorio dalla cattedra di astronomia dell'Università di Siena. Non erano grandi i suoi insegnamenti di astronomia. Allora, a un certo punto vedremo l'immagine del Sole tangente alla linea meridiana. Quando si facevano le misure veniva preso quel momento e veniva preso il momento dell'uscita. La media fra i due momenti era il passaggio del Sole alla linea meridiana e poi venivano presi le due posizioni sulle gradazioni della linea meridiana della parte nord e della parte sud del Sole in maniera da stabilire poi come media qual era il centro del Sole. Tutta questa serie di misure fatte non un solo giorno, ma 10 giorni prima del solstizio e 10 giorni dopo, permetteva di costruire una curva dell'andamento di quanto era alto il Sole, trovare analiticamente qual era il massimo di questa curva e stabilire l'istante del solstizio. Ecco che il Sole sta arrivando. Immaginatevi tutta la cattedrale oscurata quando facevamo le misure. Non so se avete visto un film di Indiana Jones che fa qualche cosa del genere con un bastone e con uno smeraldo per stabilire una certa posizione di un reperto. E questo, vi ricordo, è il moto della Terra che noi stiamo osservando, il moto di tutto il pianeta, il nostro moto di rotazione. Ecco, il Sole sta avvicinandosi. Vedete il sole muoversi lentamente.
voglio ricordarvi l'immagine del tempo, è la nostra cattedrale che si sta spostando, il moto della terra è da ovest verso est, è così. E quello che state vedendo, il sole è stesso, siamo noi che ci stiamo muovendo, è come quando in aereo, in nave, la nave o l'aereo gira, sta muovendo, sta cambiando. Ed è tutta la terra, tutta la nostra nave che sta facendo il suo lavoro. Lì è est, la terra si muove da ovest verso est, e quindi vediamo il sole muoversi da est verso ovest. Noi siamo lontani e quindi ancora il sole deve alzarsi e quindi questa immagine deve spostarsi ancora in questo senso. L'immagine non arriverà mai a quella che è adesso perché a causa della rimozione dell'osservatorio dalla cattedra di astronomia dell'Università di Siena. Non erano grandi solo insegnamenti di astronomia. Allora, a un certo punto vedremo l'immagine del sole tangente al raggio del sole alla linea meridiana e poi venivano presi le due posizioni sulle gradazioni della linea meridiana della parte nord e della parte sud del sole in maniera da stabilire poi come media. E questo vi ricordo è il moto della Terra che noi stiamo osservando, il moto di tutto il pianeta, il nostro moto di rotazione. Ecco il sole sta avvicinando tale Aristarco da Samo che aveva detto nel terzo secolo avanti Cristo, diceva ragazzi sbrigiamoci, pensiamo che se la terra muove si risolve tutto, ma fu buttato fuori da Samo perché aveva bestemmiato la Melaine Gaia, la nera terra che era madre di tutti, a una ora di distanza rispetto a quello che passerebbe a Greenwich. Questo è il mezzogiorno, cosiddetto di mezzogiorno solare vero di questo luogo. Dalle misure che noi avremo fatto, dobbiamo fare ancora. Vedere anche, sapete dire dove posso mettere la sorpresa. Se vedevi non le gradi. Ora ci sono dentro all'immagine del sole. Che emozione. Avvengono delle fotografie che sono geometricamente presentate in questo e non distorte.